Ogni volta che dal palco di Philadelphia viene pronunciato il nome di Hillary Clinton, un coro di fischi si leva dalla platea dei sostenitori di Bernie Sanders, la convention democratica che dovrebbe rappresentare il punto culminante dell'unione del partito prima della corsa alla Casa Bianca, divide il popolo democratico. Sospendo il giudizio, aspetto di vedere come evolve la situazione. Sapere adesso come andranno le cose tra sei mesi mi pare prematuro dal momento che l'intero iter delle primarie è stato così caotico. Sono un sostenitore convinto di Bernie Sanders, ma non voglio ritrovarmi con Donald Trump presidente, dovrò inguiare il rospo. Clinton è perseguitata dagli scandali email, la fuga di quelle che hanno fatto trasparire un reale o presunto favoritismo nei suoi confronti da parte dei vertici della convention, ha seminato la discordia tra i due poli di un partito al momento mal in arnese per affrontare la poderosa avanzata di Donald Trump. Le primarie democratiche non sono state decise a caso, con scambi di email tra i membri della convention democratica, sono state decise dal voto di tutti i democratici e gli indipendenti che hanno partecipato alle primarie e ai caucus negli ultimi mesi, difende il portavoce della campagna di Clinton. Fiducioso anche il governatore di Washington, Jay Inslee. Ho fiducia che per novembre saremo un partito unito, non c'è alcuna scusa per permettere che Donald Trump distrugga la storia degli Stati Uniti, che sono un faro della speranza, afferma. Utilizzando Twitter, Sanders ha lanciato un nuovo appello ai suoi sostenitori affinché diano il proprio appoggio a Hillary Clinton e fare il possibile per sconfiggere Trump. Ormai Bernie Sanders si è posizionato accanto a Hillary Clinton, ma non è lo stesso per i suoi sostenitori, dice il nostro inviato. Molti di loro portano avanti una battaglia per impedire che Tim Kaine sia candidato vicepresidente, ciliegina sulla torta dell'unità del partito. Stefan Grube, Euronews, at the Democratic Convention in Philadelphia.